Benvenuti a questa edizione di TGM oggi 6 gennaio 2017. Questi i titoli di oggi. La morsa del freddo colpisce i più deboli, morti alcuni clochard. Rivista Lancet, possibilità di contrarre demenza in aree inquinate. Florida, all'aeroporto di Fort Lauderdale assalto di ex militare. Agenzia di sicurezze americane fanno sapere Russia su elezioni USA. Sventata rapina in quartiere della città di Palermo da un ghanese. 5 morti, di cui 4 clochard, sono il primo bilancio di una giornata di freddo polare che sta stringendo nella sua morsa tutta l'Italia. Ancora bloccati i collegamenti con le isole al sud. Non si dà tregua il vento, unito alle nevicate e alle basse temperature. La zona sempre più interessata dal freddo sembrerebbe essere quella delle regioni del sud, dove la neve ha imbiancato praticamente ovunque e i disagi a scuole e abitazioni iniziano a farsi sentire. Protezione civile, organismi umanitari e singoli comuni attrezzati per fronteggiare il freddo verso coloro che non hanno un riparo o devono ospitare degli animali, si sono attivati. La rivista medica Lancet lancia l'allarme sul rischio demenza nelle zone ad alta concentrazione di inquinamento, perché sembrerebbe che l'aria inquinata possa raggiungere il cervello e non solo bloccarsi ai polmoni, come invece si è sempre pensato. Esistono delle griglie per cui la vicinanza ad una strada trafficata è indice di una percentuale maggiore o minore di incorrere in rischio di demenza. In Italia l'associazione Legambiente boccia Torino con la maglia nera di tutto il paese per la sua concentrazione di inquinamento. Al Terminal 2, nello scalo in zona ritiro bagagli dell'aeroporto internazionale di Fort Lauderdale, un ex soldato di origini ispaniche di nome Esteban Santiago ha aperto il fuoco creando un bilancio, secondo l'ufficio dello sceriffo della Florida, di 5 morti e 8 feriti. È successo infatti in America. Si è arreso dopo aver finito le munizioni, l'attentatore. Pare avesse problemi psichiatrici e avesse nel passato frequentato una struttura sanitaria adeguata, da cui o è fuggito o non è stato trattenuto. Le agenzie americane CIA ed FBI con molta sicurezza, la NSA con moderazione a riguardo, hanno fatto sapere in un rapporto di cui si viene a conoscenza nella versione non classificata che ci sarebbe stata chiara influenza da parte di Vladimir Putin, cioè della Russia, sulle elezioni americane che hanno visto vincere Donald Trump. Il rapporto afferma chiaramente che c'è stato ordine da parte di Putin di una campagna di influenza. Il documento è stato diffuso dai principali media statunitensi. Di fronte ad un bandito armato di coltello, il ghanese Joseph Kofi non è stato a guardare e si è lanciato contro l'uomo per cercare di sventare la rapina in corso all'interno di un supermercato del rione Altarello della città di Palermo. Ha affermato che non ha reputato giusta questa rapina e che ha agito perché non poteva stare a guardare. Alla notizia che molto probabilmente, perché si tratta di affermazioni che sotto un certo aspetto hanno bisogno di una conferma con prove certe, il neoeletto presidente americano Donald Trump sarebbe stato oggetto della cosiddetta spintarella da parte della Russia, non si ha la sensazione che quel tanto amato presidente degli Stati Uniti dall'elettorato tutto sia così tanto il presidente di tutti? E se non lo è fino a questo punto, bisognerà vedere quanto la popolazione lo seguirà in quello che vuole fare lui. La vera riprova è se sarà veramente il presidente di tutti gli americani, prima di essere il presidente eletto dagli americani. Con questo si conclude l'edizione di TGM di oggi. Nel ringraziarvi di avermi seguito, ci vediamo al prossimo video per la prossima edizione.